Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Enac, forse sollecitata da quello che sono state tutte le voci di noi dronisti, ha diciamo velocizzato quello che tutti noi volevamo sapere, cioè come avremmo dovuto comportarci da oggi arrivare alla fine dell'anno, cioè questo periodo transitorio, o meglio questo nuovo periodo transitorio, visto lo slittamento del regolamento europeo il 31 dicembre e non al 1 gennaio, ma cambia poco comunque. Al 31 dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo. Comunque, dal 1 di luglio al 31 dicembre c'era un dubbio su come ci saremmo dovuti comportare. Enac oggi, scrivendo giusto due righe nel suo sito, ha dato una spiegazione molto semplice. Praticamente ci si comporterà come si è comportati fino adesso, con le scadenze però che sarebbero dovute entrare in vigore appunto il 1 luglio. Quindi questo cosa vuol dire? Andiamo con ordine. Allora, il Mavic Mini è questo drone sotto i 250 grammi che per il regolamento europeo sarebbe dovuto essere registrato dal 1 di luglio, per Enac invece no, perché comunque per Enac i droni sotto i 250 grammi, anche con telecamera HD, non devono essere registrati. Quindi il Mavic Mini potrà volare fino al 31 dicembre senza essere registrato sul sito di Flight. L'unica cosa che dovrà avere, che è comunque tuttora obbligatoria, è l'assicurazione. Per il resto no. Quindi il mio consiglio: aspettate a registrarlo. Lo registrerete il 31 luglio. Chi ha un Mavic Mini e lo deve usare non in città, quindi non lo deve registrare come drone sotto i 300 grammi mettendo i paraeliche, perché come sapete, se gli mettete il paraeliche e fate il patentino online, registrate il drone come drone sotto i 300 grammi, potete utilizzarlo anche in città. Ma se non avete questa esigenza, tipo io che non ho questa esigenza, fino al 31 dicembre non lo registrerò perché non mi interessa un drone sotto i 300 grammi da usare in città. Quindi lo utilizzerò come drone sotto i 250 grammi, quindi senza paraeliche, senza niente, ma anche senza QR code. Quindi il mio consiglio: se non avete questa necessità particolare, non registratelo, aspettate il 31 dicembre. Poi l'altra cosa che tanti ci chiedevamo, il discorso del patentino, quindi la scadenza va rispettata, quindi dal 1 di luglio è obbligatorio il patentino online per i droni sopra i 250 grammi, quindi Mavic Air, Parrot Anafi, Mavic Pro, Autelivo, tutti questi droni devono essere pilotati avendo un patentino. Quindi il patentino online va fatto e va fatto entro il 1 di luglio. Quindi dal 1 di luglio in poi è obbligatorio avere con sé il patentino online. E l'altra cosa che diventa obbligatoria dal 1 di luglio è il QR code, appunto la registrazione dei droni. A parte il Mavic Mini, che come abbiamo appena detto non è obbligatorio che venga registrato dal 1 di luglio, ma si può aspettare il 31 dicembre. Il Mavic Air 2, Autelivo, Parrot Anafi, Mavic Pro Zoom, Power EX, questi droni per essere utilizzati vanno registrati sul sito di Fly, che ci rilascerà il QR code che andrà appiccicato su questi droni. Queste sono, diciamo, le cose basilari che serviranno appunto dal 1 di luglio. Quindi Enac, con giusto due righe, ci ha fatto capire come bisognerà comportarsi. E queste sono le modifiche che ci porteranno appunto dal 1 di luglio al 31 dicembre. Quindi in questo periodo ancora transitorio dovremmo però abituarci già ad avere questi obblighi. Quindi ragazzi, questo è solo un piccolo video di chiarimento, perché tanti dronisti, compreso me, eravamo in dubbio su come ci saremmo dovuti comportare dal 1 di luglio al 31 dicembre. Avevamo appunto sollecitato Enac nel, diciamo, far veloce a decidere cosa si sarebbe dovuto o meno fare, e diciamo che la risposta è arrivata in maniera veloce, anche molto semplice, perché comunque alcune di queste cose sarebbero dovute entrare in vigore comunque dal 1 di luglio. Quindi ragazzi, se questo piccolo video di delucidazioni sul comportamento dal 1 di luglio al 31 dicembre vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!